La libertà di Antonio è un testo che nasce per la bontà dell'editore Edizioni Messaggero Padova e raccoglie una conferenza che un po' di mesi fa ho tenuto proprio sulla figura di Antonio da Padova. Parlo da appassionato, da devoto, da persona che guarda il santo, il grande santo Antonio da Padova come una figura di riferimento non soltanto per un passato glorioso di chiesa che ha segnato anche l'immaginario collettivo, non c'è parte o angolo del mondo che non si parli anche di Antonio da Padova. Ma perché dietro l'uomo Antonio in fondo c'è raccontata la storia di ciascuno di noi, storia di crisi, storia di progetti andati in fumo, ma anche la storia di un uomo che man mano nel mistero della sua esistenza ha cominciato a comprendere come poteva seguire il Signore e quindi prendere sul serio la propria vita, la propria vocazione. Antonio è un uomo che diventa uomo un po' alla volta, una scelta alla volta. E arriva fino alla fine della sua vita mostrando la sua totale libertà, che altro non è stata che quella di fare la volontà del Signore in una terra che non aveva scelto, ma che lo aveva scelto, in una vocazione che si era immaginata altrove, in un martirio molto strano, non è il martirio in mezzo agli infedeli, ma è la sua testimonianza di vita per tutta l'Italia, ma anche il settentrione, parte dell'Europa, un uomo che ha girato, ha predicato, ha parlato, un uomo che ha convertito, un uomo che ha pregato, un uomo che è stato veramente uomo fino in fondo. Ecco, innamorarci di quest'uomo e innamorarci della sua umanità significa trovare speranza anche per la nostra umanità. Da vicino neanche i santi sono perfetti, ma questo ci dovrebbe consolare. Certe volte il lavoro più grande per noi è quello di tirarli giù dai baldacchini, dalle nicchie, avvicinarli quanto più possibile alla nostra esistenza, perché la santità non è semplicemente andare a cercare qualcuno che possa farci una grazia, ma trovare qualcuno che possa darci la motivazione per svegliarci la mattina, per scegliere delle grandi cose, per fare la differenza anche dentro la nostra esistenza. Ecco, spero che la lettura di questo libro faccia venire voglia di cambiare vita. Così che Antonio da Padova continua a convertire anche dopo tanti secoli qualcuno di noi.